Buonasera a tutti ragazzi e bentornati qui nel nostro canale, nel canale di Zlatan. Non vedevo l'ora di fare ancora questa cosa perché erano 5 giorni che mi mancava stare qui davanti alla postazione e portarvi un video e giocare un video, perché poi ve li portavo lo stesso con il nostro Nottingham Forest che sta andando alla grande e adesso deve giocare contro il Manchester United. Che cosa ho fatto? Non lo so. Comunque siamo primi, più 5 sul Chelsea, e abbiamo battuto sia l'Arsenal 2-1, una partita rocambolesca agli ottavi di FA Cup, vinta praticamente con entrambi i gol nostri fatti al 90esimo con il grande Villalba che ha fatto la doppietta, e poi gli ottavi di finale abbiamo vinto anche il Champions League per 3-0, quindi abbiamo archiviato già la qualificazione all'andata. Adesso dobbiamo giocare contro il Manchester e probabilmente vedremo anche le partite con il West Ham, proprio al Bowling Ground dove sono stato io ad alloggiare adesso in questi giorni di Londra, e poi vedremo anche il ritorno contro lo Schalke, dove sarà, speriamo, naturalmente una formalità. Adesso andiamo a giocare contro lo United. Buonasera a tutti e bentornati qui al Forest Park Stadium, il campo del nostro Nottingham Forest che oggi affronterà lo United. Siamo tornati finalmente dopo queste brevi vacanze, vediamo come tornerà il Nottingham, se continuerà la sua scalata verso il primo scudetto della nuova era, dell'era Zlatan e del nuovo millennio, oppure se dovrà fermarsi davanti a una grandissima squadra come lo United, che oggi si schiera davanti, come vedete, con Van der Sar in porta. Poi adesso andremo a vedere le formazioni. Ci sono Black e Teroko davanti a Valdés proprio in porta. C'è anche Fellaini insieme a Cleverley in mezzo al campo. Young, vediamo tutti i giocatori schierati qui nel, diciamo, nel rito di iniziazione di questa partita. Qui c'è il Nottingham Forest che si schiera con un 4-3-3 con Marchetti, Orie Ferreira, Jimenez, Felipe Luis, Rabiot, Balulí e Fekir in mezzo al campo. Davanti tre fenomeni: Depay, Villalba e Zlatan Ibrahimovic, che finalmente fa l'esordio in campionato dopo averlo fatto in FA Cup contro l'Arsenal. Buona la prima perché è passato il Nottingham. Questa qui è la formazione invece dello United con Valdés in porta, Janko, Blackett, Rojo e James, una difesa a 4, centrocampo a 5 con Blind davanti alla difesa, Fellaini e Cleverley insieme a Young e l'altro non mi ricordo chi fosse, purtroppo è andata persa. Ok, benissimo, iniziamo bene. Comunque è partito ora il match nel Forest Park Stadium, che aveva perso il pallone sul contrasto con Fekir, che ora va a battere pallone dentro per Rabiot, insieme a Rabiot prova a prendere il fondo, il cross dentro, c'è Ibra di testa, Valdés, la palla che sta all'incredibile, Blackett allontana, ottima occasione subito sulla testa di Zlatan Ibrahimovic, ci ha messo una pezza Victor Valdés, James di tacco ancora, Balulí capisce tutto, attenzione Depay dentro da Ibra, Ibra il dribbling, attenzione la busta di Ibra che adesso va uno contro uno, Ibra salta Valdés, Zlatan Ibrahimovic, è proprio lui, siamo tornati ed è tornato il nostro Zlatan, anzi è arrivato il nostro Zlatan, perché è il primo gol con la maglia del Nottingham all'esordio in campionato, e lui è uno che di campionati se ne intende come. Ogni volta che è andato a giocare con qualche squadra in qualsiasi posto del mondo è riuscito sempre a conquistare lo scudetto, sempre a conquistare il campionato. Speriamo naturalmente che sia anche questo l'anno buono per lui, ma speriamo che sia anche l'anno buono per vincere la benedetta Champions, che non ha mai vinto il nostro Zlatan, non l'ha ancora mai vinta. Speriamo naturalmente ci riesca con Zlatan in panchina. Il nostro Ibra che fa il primo gol in Barclays Premier League, sta volando ancora il nostro Nottingham. Fellaini si gira, Fellaini dentro per Unai, ottimo il suo movimento, c'è la chiusura di Orie in calcio d'angolo, non ha voluto rischiare Orie, ha messo in corner, adesso Young, pallone dentro dove c'è Ibra a saltare, attenzione Marchetti non arriva su quel pallone che stava schizzando in aria, ma rinviato poi con il mancino, non so chi fosse, forse Felipe Luis. Adesso Fekir in pressing, attenzione Fellaini, prova il destro, Marchetti si riprende grandiosamente qui, Marchetti si è fatto perdonare per l'incertezza di prima. Adesso però attenzione perché già Depay sta correndo verso l'area avversaria, attenzione a Depay, Villalba taglia dentro, il pallone per lui, eccezionale Villalba, Villalba in aria, Villalba e mancino Valdés in angolo. Mamma mia ragazzi, questi tre quando partono sono davvero davvero impossibili da prendere, sono pericolosissimi sempre in qualsiasi occasione. Qui Valdés si è salvato, ma grandissima azione tra Memphis e il nostro Héctor Villalba.
Adesso va a battere Rabiot, il tocco è corto per Jimenez, che prova a girarsi fuori da Balulì che prova col mancino. Palla spedita direttamente ad Hogwarts. Ma finisce qui il primo tempo, per fortuna, perché stava divertendo lo United. Comunque finiscono qui i primi 45 minuti di gioco. Buona partita del nostro Nottingham. Il Chelsea sta anche perdendo, quindi buone notizie anche dagli altri campi. Vediamo se riusciremo a portare a casa la vittoria e continuare così come stiamo facendo in questo primo tempo. Attaccato da Villalba, che riporta via il pallone soltanto per un attimo. Ora Rooney, prova ad andare via. Rooney si impiccia un pochino con il pallone, poi Jimenez non riesce a toglierlo. Attenzione, dentro ancora Rooney! C'è il gol, ma era fuori gioco. Probabilmente è fuori gioco, perché ho sentito un fischio prima del tiro di Rooney. Mamma mia, ragazzi. Abbiamo rischiato tantissimo su questa azione manovrata dello United. Però qui Rooney era ampiamente avanti alla linea difensiva del Nottingham, quindi giusta la chiamata del guardalinee. Va a battere, alza il braccio, sembra essere uno schema. Il pallone sul primo palo, ha anticipato Fekir. Attenzione perché rimane a terra anche. Credo proprio Fekir sia rimasto a terra. No, che sfiga ragazzi, non ci voleva. Il nostro Nabil Fekir ha la peggio con il contrasto aereo, nel contrasto aereo, e deve lasciare il campo al suo posto e Temai, ma anche Neves. Alla meglio il terzino. Attenzione perché il pallone per Valencia è buono. Lo insegue Jimenez. Valencia è stanco. Valencia fino in fondo. Può mettere un cross. Gli concedono solo quello. Van Persie anticipato da Aurier. Attenzione perché Melano rinvia. Il pallone per Ibra. Di testa anticipato. Pallone che arriva dalle parti di Ferreira. Ora Lucas Melano. Dalla parte opposta c'è Villalba che solo lo ha visto. Melano lo serve molto bene. Attenzione a Villalba. Prova a tagliare verso il centro. C'è Melano che taglia il pallone per lui. Il tocco per Ibra lungo. Peccato. Adesso per Balulì. Alimenta ancora l'azione offensiva con Etemai, che allarga da Villalba. Villalba per la taglia sul destro. Villalba messa giù. Calcio di rigore. Calcio di rigore per il Nottingham. Calcio di rigore per il Nottingham. È andato giù Villalba, che era pronto a calciare. E adesso c'è indecisione su chi andare a battere questo rigore, perché Villalba fino adesso li ha sempre tirati, è capocannoniere, eccetera eccetera. Per adesso c'è anche un Ibra in più. Sul dischetto si presenta si presenta Villalba. Lo calcerà lui per la classifica marcatori. Attenzione, Villalba non lo ha calciato benissimo, ma c'è il gol di Hector Villalba. 2-0, partita chiusa. Vince anche questa il Nottingham Forest. Adesso davvero stiamo facendo un campionato pazzesco. Pazzesco, subiamo pochissimi gol, segniamo tanto e soprattutto vinciamo tanto. Vinciamo spesso, quasi sempre. E quindi se continuiamo così, naturalmente lo scudetto si avvicina. Non è mai stato così semplice per una squadra come la nostra vincere consecutivamente. Diciamo, non è mai stato semplice per noi queste carriere che abbiamo fatto queste poche carriere che abbiamo fatto in YouTube, ragazzi. Non è mai stato così semplice avere un andamento così continuo, così regolare in campionato. Quest'anno ce la stiamo facendo con il Nottingham Forest. Stiamo facendo una stagione fantastica. Sarà anche grazie alla formazione, alla squadra che abbiamo creato. Davvero dei fenomeni lì davanti, soprattutto con Ibra. Eccolo Ibra che adesso fa strappare questo pallone. Attenzione, proprio lui Ibra. Prova a portarlo sul destro. Ibra può calciare la traversa di Ibra. Non ci credo. Non ci credo. Quello vi stavo dicendo, ragazzi. Abbiamo fatto una squadra pazzesca, soprattutto con questi davanti. Attenzione, il tocco per Balulì di Ibra. Stavolta è stato altruista. Sembra quasi che giochiamo, non lo so, una difficoltà bassa, per quanta facilità abbiamo lì davanti a creare pericoli. Adesso Odier viene intercettato il pallone, può ripartire lo United, ma il pallone è troppo lungo. Finisce qui. Stiamo tenendo dei ritmi spaventosi in questo campionato. Ibra può esultare, un gol e una traversa per lui. Sicuramente poteva essere un bottino più clamoroso quello del Nottingham nei minuti finali, però l'importante sono i tre punti. Zlatan Ibrahimovic si prende la palma del migliore in campo insieme a Villalba, anche, che ha fatto una gran partita. Comunque noi continuiamo a viaggiare a ritmi altissimi, altissimi. Il Chelsea pareggiato 1-1 il Chelsea, ragazzi, contro oddio, non mi ricordo chi ha giocato. Comunque allunghiamo a più 7 sul Chelsea, possiamo tenere comunque la distanza di 6 punti dagli Spurs, che adesso devono ancora giocare. Però stiamo facendo un campionato pazzesco. Cioè, io sono curioso di vedere le statistiche. 20 vittorie,
5 pareggi e soltanto 2 sconfitte, 45 gol fatti, 9 subiti in 27 match. Veramente abbiamo una media di 2 gol a partita. Forse no, no, 2 gol a partita no. Abbiamo forse 1,6, 1,7 a partita, però abbiamo meno di un gol a partita subito, molto meno. Più del avremo lo 0,30 gol subiti a partita. Veramente stiamo facendo una stagione pazzesca sotto quel punto di vista lì. E comunque siamo a più 7 dal Chelsea, probabilmente più 5 dagli Spurs. Stiamo tenendo un grandissimo ritmo. Allora, Villalba è primo nella classifica marcatori, nella classifica assist ancora non abbiamo nessuno. C'è il nostro Melano che è a 4 e a 2 di distanza dal primo di questa speciale classifica. Adesso, siccome me l'avevate chiesto, vi faccio vedere quanti gol e quanti assist ha fatto in campionato Villalba, le statistiche della sua stagione. Davvero sta facendo una stagione pazzesca. Fekir, da quando è arrivato con noi, ha già fatto un gol, Depay, un assist soltanto in Barclays, ma comunque sta facendo prestazioni clamorose. Ibra ha fatto il primo gol in Barclays, proprio con la nostra squadra. Hector Villalba, 39 partite, 26 gol fatti, 4 assist. Media voto 7,30. Sta facendo una stagione pazzesca. Cioè, qualcosa di clamoroso. Clamoroso. Stagione clamorosa del nostro Villalba. Adesso, però, andiamo a giocare la prossima partita. Dobbiamo continuare a mettere vantaggio importante per gestire poi i momenti dove ci sarà la Champions, dove dobbiamo fare turnover, dove sicuramente perderemo punti. Come, per esempio, potrebbe succedere in questa sfida contro il West Ham. Allora ragazzi, gli Spurs hanno pareggiato, quindi noi rimaniamo a più 7 dalla seconda che è il Chelsea, più 7 sulla seconda. Per adesso c'è la sfida col West Ham e poi ci sarà la sfida di Champions, gli ottavi di Champions League contro lo Schalke. Io non vorrei snobbare la Champions, ragazzi, perché comunque abbiamo vinto 3-0, sì, però si deve comunque giocare. Il problema è che voglio anche vincere il campionato. Probabilmente non faremo, non battezzeremo una partita, nel senso faremo turnover soltanto in quella. E nell'altra giocheremo la partita con la squadra titolare, ma faremo un po' e un po', probabilmente. Questo è quello che succederà. Adesso dobbiamo fare anche le convocazioni per la nazionale d'Italia. Tranquilli, ci sarà tempo. Qui mi arrivano un po' di relazioni. Vabbè, noi andiamo a giocare. Brutta notizia prima di iniziare questa partita, ragazzi, perché Fekir sarà fuori dai campi per 4 settimane, quindi un mese. E l'altra notizia di giornata, l'avete visto già prima. Giocheremo la FA Cup ai quarti contro il Manchester City. Sono rimasti Fulham, Chelsea, Southampton, Aston Villa, Spurs e Middlesbrough. Noi abbiamo beccato il City, ma non siamo mai stati fortunati in questi sorteggi di FA Cup. Comunque, cercheremo di passare lo stesso. Adesso andiamo a giocare a Bowling Ground. Buonasera a tutti, ragazzi, e benvenuti qui dal Bowling Ground. Se vedete lì sulla sinistra, praticamente in quelle zone dove ci si vedono delle camere, io stavo proprio lì, in quella zona lì di campo. Avevo la mia camera, la 303, e si vedeva tutto il bowling ground sotto. Davvero uno spettacolo clamoroso. Vediamo se lo inquadrano anche da qui. No, perché stiamo dall'altra parte rispetto a dove alloggiava il vostro Zlatan. Non si vede, non si vede, non ce lo fanno vedere. Comunque vi posso assicurare che sono stato anche a vedere la partita contro il Birkirkara del West Ham. È stato davvero uno spettacolo grandioso. Cioè, il campo inglese è sicuramente qualcosa di molto emozionante, molto affascinante. Ecco, io stavo praticamente in questa zona dove sta la telecamera. Io ero qui a vedere la partita. Si vedeva sicuramente diversamente rispetto all'Olimpico, qualsiasi campo italiano. Eri molto più vicino, sentivi molto più il sapore di ogni pallone giocato, ogni pallone che sfiora e la porta che sfiora il gol. Insomma, è stata davvero una cosa molto emozionante. Qui vediamo la formazione del Nottingham Forest con Marchetti in porta, Kane, Masi, Jimenez, Felipe Luis e Temari, Ronaldinho, Cataldi, Bolasi, Villalba, Depay. Quindi ci sono alcuni cambi non così repentini, non così importanti. Intanto qui Cuadrado Tomkins, proprio lui che ha fatto il gol nella partita con il Birkirkara, che io ho visto al 90esimo. Stavano 0-0 fino al 90esimo, ragazzi, quindi è finita 1-0. Davvero, davvero sudato, ma adesso noi dobbiamo concentrarci soltanto per questa sfida. Dobbiamo battere il mio caro West Ham, che mi ha ospitato nel Bowling Ground. Attenzione, il pallone arriva dalle parti di Villalba, che prova a prendere velocità. Villalba prova a tagliare sul destro. Villalba calcia la parata di Adrian. Veramente un'ottima parata qui. Depay
Depay ancora dolorante, probabilmente verrà cambiato ora nell'intervallo verso i Temai. E Temai, pallone sul mancino, prova a calciare Temai, la parata, resta lì il pallone, incredibile, Kebrat per Criswell che non allontana, il pallone resta lì ancora, libera poi Noble per Carroll. Mamma mia che occasione ancora per il nostro Nottingham. De Fur, adesso Cugliate, attenzione, ancora De Fur dentro questo pallone, il tacco per Leonardo, Marchetti dice di no, è ancora imbattuta la porta del Nottingham. Villalba scivolata su di lui, il pallone sul destro di Villalba, ancora la parata di Kebrat. Che Kebrat? Su Depay, si tocca ancora Depay, è dolorante, pallone fuori per Cataldi, di prima per Etemai, Etemai prova a giro, no, è uscito di pochissimo il mancino di Perpari Metemai, che aveva provato il gol di classe e c'era andato molto molto vicino. Peccato, ancora il risultato bloccato sullo 0-0. Depay probabilmente lascerà il campo in questa ripresa, non lo vedremo giocare. Socchero a saltare con Etemai, finisce qui il primo tempo, non ce la fa a continuare il nostro Memphis Depay, che deve abbandonare prematuramente questo match al suo posto dentro Milano. Peccato davvero, Milano va a destra, Bolasie a sinistra, iniziamo adesso questo secondo tempo così. Fischiato un calcio di munizione per un fallo precedente da parte di Cugliate, che quasi veniva ammonito per la seconda volta, l'arbitro lo ha graziato. Vediamo l'intervento di Cugliate, brutto, qui ci poteva stare il giallo, ci poteva stare, come è stato graziato Cugliate. Adesso sul pallone va Villalba, vediamo se abbiamo un calciatore di punizioni migliori rispetto al nostro Villalba, e c'è, come no, c'è il nostro Ronaldinho. Parte Ronaldinho, Ronaldinho, la parata incredibile, poi Milano, il cross dentro, ancora Villalba di testa, fuori di poco, che occasione per il Nottingham, prima con Ronaldinho, poi il cross dentro per Villalba, pallone è terminato comunque a lato, pallone dentro dalla parte opposta, chiude tutto Felipe Luis, che prova a far ripartire subito Cataldi, ma viene anticipato Cugliate, che oggi è onnipresente, anche se doveva praticamente abbandonare il campo molto prima per cartellino rosso, davvero lo ha graziato. Adesso Felipe Luis, Cataldi chiude tutto, Cataldi per Felipe Luis, c'è Villalba davanti a lui che prende velocità, attenzione Villalba, lo insegue Cugliate, Villalba è più veloce, se ne va Villalba, davanti a lui c'è il terzino del West Ham, Villalba arriva fino in fondo, calcio di punizione, calcio di punizione, si è aiutato troppo con le mani il terzino del West Ham. Adesso Villalba può mettere un pallone interessante dentro, lo fa Baloli di testa, Baloli al 90esimo, passa il Nottingham, vinciamo anche questa, vinciamo anche questa con la testata, la capocciata di Baloli, che finalmente diventa decisivo. È stato uno dei nostri migliori acquisti di questo inizio campionato, Baloli, ci aspettavamo grandi cose da lui e finalmente riesce ad essere decisivo, regala tre punti importantissimi e pesantissimi al Nottingham Forest, o perlomeno probabilmente, perché adesso mancano meno di 3 minuti alla fine e difficilmente una squadra come il Nottingham riuscirà a perdere l'opportunità di vincere anche al Bowling Ground. Finisce qui, è finita, vinciamo anche questa, 6 punti in queste due partite di questa puntata, esulta Marchetti, è contento Ibra con la fascia da capitano, il numero 10 Zlatan Ibrahimovic, il gol è arrivato dal protagonista meno atteso probabilmente, Baloli, gran gol, molto molto importante anche la prova di Marchetti, che ancora una volta tiene la porta inviolata, viene chiamato poche volte in causa, ma quando viene chiamato riesce sempre a fare la cosa giusta e a sventare ogni pericolo. Vediamo cosa hanno fatto gli altri, gli Spurs hanno vinto 2-1, il Chelsea non so se abbia già giocato o se giocherà la prossima, comunque probabilmente rimaniamo a più 7 sulla seconda in classifica. Adesso vediamo un pochino le notizie, perché Depay sarà fuori 3 settimane, che sfiga, che sfortuna, dopo Fekir anche Memphis Depay, non è un periodo fortunatissimo per i nostri infortuni, però va bene dai. Buonasera a tutti e benvenuti al Westfalenstadion, Schalke 04 Nottingham Forest, si parte dal 3-0 di vantaggio del Nottingham Forest maturato all'andata, finita 3-0 appunto al Forest Park. Vediamo come andrà questo secondo turno
Qui intanto vediamo tutto il tabellone della Champions League che adesso entra nel vivo. Qui c'è in palio la qualificazione, quarti di finale di Champions. Da una parte Zlatan Ibrahimovic cerca la prima vittoria in Champions League della sua carriera, dall'altra c'è lo Schalke che proverà a ribaltare una situazione che sembra naturalmente impossibile. Intanto c'è uno stadio pieno ed è sicuramente lo stadio migliore per cercare di fare un'impresa così storica. Vediamo cosa succederà in questa partita. C'è anche un po' di turnover da parte di Zlatan nel Nottingham Forest. Lo Schalke invece si schiera con i titolari, con Farman in porta. È un 5-3-2 con Auedes, Matip, Papadopoulos, i difensori centrali con Uchida, Kolasinac esterni, Boateng, Ogier e Aogo in mezzo al campo. Davanti Kevin Prince e Choupo-Moting, scusate, e Krasia Nuntelar. Questo qui è il Nottingham Forest invece con Marchetti in 4-3 con Orie, Ferreira, Ularu, Gabriel Silva, la difesa a 4 naturalmente, Ballulini, Neves e Rabiot in mezzo al campo, davanti Bolasi, Ibrahimovic e Lucas Melano. Non gioca quindi Villalba, viene fatto riposare, c'è anche la sfida contro il City, i quarti di finale di FA Cup tra 3 giorni, cioè questo sabato, quindi tiene qualche forza anche per quella partita lì. Cercherà naturalmente di sopperire a queste mancanze, di cercare di portare a casa comunque la qualificazione. Adesso è iniziato il match del Westfalen Stadium. Orie per Neves che deve far girare adesso il pallone per Gabriel Silva, che però a calciare col mancino, mamma mia ragazzi, sfiora di pochissimo il gol Gabriel Silva qui col mancino, ha colpito di collo esterno, il pallone si è abbassato ma non a tal punto di finire sotto la traversa, comunque qualche centimetro dal gol del vantaggio e della sicurezza naturalmente per il Nottingham. All'indietro Kolasinac, Boateng, attenzione, pallone perso malamente dallo Schalke, Rabiot si inserisce centralmente, il tocco per Ibra, attenzione Ibra davanti al portiere, Ibra la parata, incredibile parata, Ibra poteva portare in vantaggio la sua squadra ma è stato fermato da un ottimo intervento. Adesso il pallone fuori per Ballulì, attenzione Ballulì, pallone sul destro di Ballulì, la traversa, poi Bolasi, il tocco per Ibra che non riesce ad agganciare. Incredibile, tutto in questo finale di primo tempo è successo dalla parte del Nottingham, che non è riuscito comunque a trovare il gol del vantaggio. Ibra si è fatto ipnotizzare prima, poi la traversa colpita dal destro di Ballulì. Comunque buon primo tempo da parte del Nottingham, vedremo cosa succederà in questa ripresa. E tiene le forze naturalmente anche per quel match, visto che siamo sul 3-0. Adesso Rabiot, la parata ancora di Farman, che dice di no, calcio d'angolo, ci ha provato da lontanissimo Rabiot, Farman ha detto di no. Solo Rabiot, proprio lui, il tocco per Ularu che prova a cercare Neves al limite dell'aria, l'aggancio di Neves, la parata ancora di Farman, che poi non è spettacolare nel mettere in calcio d'angolo ma è comunque molto efficace la sua parata. Adesso Rabiot va a battere il francese, cross di Rabiot al centro, esce ancora Farman, c'è Silva al limite che prova, il pallone termina di poco al lato, ancora 0-0, occasioni da una parte e dall'altra ma non si sblocca il risultato e questo naturalmente va a favore del Nottingham. Ancora Ogo dentro, Orie riesce a chiudere, poi il pallone resta lì, attenzione, mischia in aria, il pallone è alto, mamma mia cos'è successo in aria del Nottingham, non si riusciva a liberare questo pallone, è arrivato al tiro a Ogo. Adesso Unter, attenzione, il tocco dentro di Jai, c'è il gol dello Schalke, c'è il gol dello Schalke, l'imbattibilità del Nottingham viene arrestata da questa incertezza. Marchetti regala il pallone a Unterer che aveva capito le intenzioni del portiere inglese, portiere italiano che gioca con la squadra inglese, e qui Donis Abdijai, il talento della squadra tedesca, riesce a fare 1-0. Adesso servono 2 gol allo Schalke per riportarsi sul risultato di parità, per giocarsi il passaggio del turno ai supplementari. Strong rientra sul destro, il pallone dentro, Longo, attenzione, va giù, Longo prende il calcio di rigore, grandissimo Longo, calcio di rigore per il Nottingham. E adesso possiamo chiudere la pratica qualificazione con un calcio di rigore all'88esimo. Kyriakos Papadopoulos cercava naturalmente velocemente di riconquistare il pallone, è andato in scivolata, adesso Longo può mettere fine al discorso qualificazione.
Lungo contro Farman, che è in grandissima giornata. Vediamo Longo. Sono in corsa. Longo. Prova il cucchiaio alto. La cazzata di Longo. Bruciate Longo. Cacciatelo. Cacciate Longo. Comunque mancano soltanto 2 minuti. Dovrebbe essere comunque in cassaforte il risultato. Però certo che Longo qui poteva fare meglio in questo calcio di rigore. Sam la fa rimbalzare. Adesso Sam può crossare ancora. Sam arriva il cross sul secondo palo ancora una volta. Melano allontana ed è finita. È finita. Siamo ufficialmente ai quarti di finale. In realtà non abbiamo mai sofferto troppo in questo doppio confronto. Però dovevamo gestire meglio, secondo me, questo match di ritorno. Anche se devo dire abbiamo fatto ampio turnover e abbiamo rischiato anche di vincerla. Quindi non c'è tanto da rimpiangerci, tanto da rimproverare i nostri calciatori che hanno fatto comunque una buona prova. Questa qui è la situazione completa della Champions League per quanto riguarda le 4 partite di sinistra, perché il tabellone di destra verrà giocato la prossima settimana. Quindi è passato il Borussia con il 4-1 sullo Zenit nel doppio confronto. Siamo passati noi appunto con lo Schalke nel 3-1 con il doppio confronto. 4-1 per il Chelsea sul Siviglia e 4-2 per il Barcellona sul City. Dalla parte opposta abbiamo visto che c'è 1-1 risultato in parità tra Real e Juventus, 0-0 tra Valencia e Tottenham, 1-2 addirittura il Besiktas sta vincendo la serie per ora con il Bayern. La Roma ha perso 2-0 all'andata con il Benfica, quindi si mette davvero male per la squadra della capitale. Noi adesso ci salutiamo, ci vediamo al prossimo episodio dove vedremo la partita dei quarti di finale di FA Cup contro il City, una partita importante perché io voglio vincere l'FA Cup quest'anno, voglio fare il double e chissà cos'altro. Poi probabilmente scopriremo anche contro chi giocheremo i quarti di finale. Oggi ogni tanto ho avuto qualche incertezza nel parlare, non so perché, magari mi manca un po' l'abitudine visto che sono praticamente 7 giorni che non faccio video. Comunque abbiamo anche la sfida, le sfide della nazionale dell'Italia contro la Svezia e l'Ungheria, valide per le qualificazioni del prossimo mondiale. Quindi ragazzi, ci sarà tanto ancora da vedere nella prossima puntata, voi rimanete con noi, lasciate un messaggio, mi raccomando, se non l'avete fatto iscrivetevi. Io adesso vi saluto, un abbraccio da tutti Zlatan.